Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti a Matteo Milan Channel. Dopo questa grande vittoria schiacciata del Milan di ieri sera per 4-1, non potevamo non fare un video con il nostro Matteo Delia, che invitiamo a entrare. Matteo, vieni! Vai, Matteo! Vai! Saluta Gaetano che sta cucinando per noi. Lui è Gaetano. Gaetano, saluta la regia. Ciao a tutti. Matteo, allora, com'è andata questa partita? L'ho vista a casa, allora, partita... Inizialmente il Milan era partito non sottotono, diciamo, non troppo abile. Poi con l'andare avanti della partita, già dal primo tempo si è svegliato finalmente. E anche specialmente nel secondo tempo ha dato quel calcio che noi tifosi tanto ci aspettavamo da loro. Qualche piccola palla, ma non si può aggiustare comunque. Sono molto contento che stiamo crescendo. Le note positive, Matteo? Sono parecchie, allora non voglio pompare troppo, Allora, beh, ovviamente note positive Abate, che parecchi critichiamo, ha fatto un gran bel salvataggio nel primo tempo, che da Di Francesco rischiamo di piare gol, ci ha comunque salvato la pelle, ma poi non solo, anche che sì, che si era mangiato un gol a porta vuota, poi è riuscito a rimediare comunque nel primo tempo. Nel secondo poi andiamo, preferisco dare le pagelle, preferisco, perché così insomma non riesco a dire tutto, diciamo, dei giocatori. In questo caso Milan, quello che però ora, prima delle pagine voglio dire, vai. È che veramente mi aspettavo una prova di forza contro una squadra, perché Sassuolo, devo dirlo, è una delle squadre più in forma al momento, veramente quando ho visto Sassuolo Milan, che dobbiamo farla, ero rimasto molto impressionato, perché una squadra forte Sassuolo non è un scarso, nonostante la sconfitta. Il Milan è scarso, va a te. Parla come voi, tornando alla partita, no, alla fine abbiamo dato prova di forza, però si deve continuare così, ma non montiamoci la testa. Comunque. Per le pagelle, Matteo, iniziamo dal Sassuolo. No, io il Milan devo giudicare, non il Sassuolo. Il Sassuolo non vuoi giudicare? No. Il migliore del Sassuolo? Per me Boateng, per come ha provato a inserirsi, e poi anche chi ha fatto il gol, non mi ricordo bene. Georgievic. È stato un bel gol comunque. Georgievic. Giusto? Non mi ricordo chi era, io sono milanista, a me non mi importa il Sassuolo. Bravi comunque a giocare. Donnarumma, voto 6,5 per il sabotaggio del primo tempo. Sul gol non poteva niente, ma Gigio è stato bravo in questa partita. Sta tornando il Gigio che era prima. Rodriguez, allora, io gli do un 6,5 anche lui, perché ha partecipato alle azioni con la squadra. Durante l'assalto finale del Sassuolo comunque è riuscito ad allontanare gli avversari, quindi io 6,5 per me può andare più che bene per lui. Alessio Romagnoli, grande Alessietto, nel secondo tempo si becca anche una manata da Boateng, vabbè, ci passiamo su perché è stato al Milan anche lui, quindi ci passiamo su. Io direi 6,5 anche a lui, perché ha giocato bene, da capitano si vede che sta crescendo molto. Non gli do 7 per non, diciamo, per non fargli montare troppo la testa. 6,5 va bene. Musacchio, allora, 6, perché ha giocato bene, lui molto molto bene. Tra l'altro molti lo indicavano l'anno scorso, quest'anno sta tirando più sulla testa in tutti i sensi, però non è ancora all'altezza di Alessio, però di Romagnoli sarebbe, io li chiamo per nome i giocatori. Io direi che a Musacchio 6 va più che bene. Abate, stavolta Ignazio, forse perché sono veterano, ti do veramente 7, perché sei stato veramente fenomenale. 7, Matteo, qualche altro voto gli potevi dare un po' più alto. 7 va bene, tra l'altro sono molto bravo a salvarci dalla seconda occasione nel Sassuolo, e comunque si è mossa bene. Su ennesimo errore nostro dei centrali specialmente, a base bravo, 7 ti do, bravo Ignazio. Buonaventura... Io gli darei, allora, è stato comunque bravo anche lui, magari non si è visto molto nella partita, è stato comunque bravo, ma non fra i migliori, diciamo 6,5 anche per lui. Biglia. Va bene, va, stavolta mi sbilancio. Biglia, allora, 6,5 anche lui, stavolta è stato bravo comunque, io spesso lo critico, non ce l'ho con lui, ma stavolta veramente è stato molto bravo. Lucas, continua così, anche a te non 7 per non farti montare la testa. Franchi sì. Che sì, 7,5 veramente. Oltre a quello splendido gol ha dimostrato veramente di poter tenere duro tutta la partita. Suso come il suo numero 8, come vuoi non dargli 8, è stato eccezionale. A parte il gol, il primo, che il secondo è stato un po' un rimpallo, quindi non è stato male, però il primo è eccezionale veramente, la sua tipica giocata, lui è pure mancino.
di sinistro, l'ha azzeccata dentro, un gol spettacolare. Quando l'ho visto ho urlato sì, forse meno spettacolare ma bellissimo comunque, grande Suso, 8. Castiglieco, che si chiama Castiglieco. Allora, per non cioè come ho detto prima, vale anche per lui, è stato bravissimo questa partita, fuori ruolo, ha dimostrato di poter aiutare la squadra. Io direi 6,5 anche lui per il gol, perché in generale è stato bravo, ma il gol è stato veramente molto bello. Ciao Noglu, Akan, per l'assist che hai fatto a Castiglieco ti do 6, però siamo ancora lontani dal Calhanoglu che tutti conosciamo. Però lo stai migliorando tu. Matteo, i cambi. Ok. Ricordi chi è entrato? È entrato io un poco Calabria senza voto perché non ha avuto il tempo di fare qualcosa. Poi? Allora, qualche altro è entrato. Allora, Petrone, pure Patrick, senza voto perché non si può giudicare una prestazione, insomma, dove non sei riuscito a emergere, ma perché ti sei appena ripreso dall'infortunio, quindi ti capisco.